c'era Luca Gasparini che ha fatto il montaggio. Sì, mi ha onorato di questo montaggio. Ha trattato molto anche, insomma, la musica italiana, con i suoi documentari. La stessa scelta dell'attore, comunque, insomma, impegnato nella musica indipendente. Insomma, che collegamento c'è? Questa è solo un'impressione mia. No, c'è un collegamento fortissimo. Infatti poi non so se tu lo sai, ma io ultimamente ho fatto una serie di video, soprattutto di jazz svedese, ma anche ho fatto un video per Andrea Chimenti che deve ancora uscire, e poi ho fatto anche un video per Max Boschetto, che è il compositore della musica. E la storia in realtà nasce da questo Max Foschetto è un bravissimo musicista che si è innamorato della mia scrittura, bontà sua, ha letto tutti i miei racconti e in particolare si è innamorato di questo racconto e mi ha chiesto di leggergli la parte svedese, perché la voce che avete sentito narrante è la mia. E io gli ho letto questa, gli ho mandato un file con questa lettura in svedese perché era curiosissimo della lingua. E lui qualche settimana dopo mi ha mandato, ha detto: ho composto questo per Midsommar perché secondo me deve diventare un cortometraggio e questa sarebbe la sua musica. Va bene, mi arrendo. E allora a quel punto ho girato questo corto e ho voluto Andrea Chimenti perché è una persona che ho conosciuto per ragioni artistiche, con la quale è nato veramente un sodalizio, abbiamo fatto tantissime cose insieme, abbiamo anche scritto insieme. Eccetera, quindi sì, la musica imbibisce la mia vita, diciamo, quindi in questo caso a maggior ragione la musica è stato il motivo scatenante per cui io poi ho girato questo cortometraggio. Il fatto reale che dicevi un po'? Il fatto reale è che io ero effettivamente a Stoccolma con mio fratello 25 anni fa, era una giornata di sole meravigliosa, ci eravamo divertiti tantissimo, eravamo stati felicissimi, siamo arrivati alla metropolitana di Gamastor. E effettivamente era ferma perché c'era questa barella e io non ho guardato perché mi sono completamente traumatizzata da questa cosa che sembrava quasi un cattivo presagio, no? In questa giornata così splendente. E lui ha guardato, gli ho detto: ma chi era? Che cos'era? Ha detto: non so dirti, non si vedeva nulla, soltanto dei calzettoni marroni. E quindi così. Midsommar cos'è in Svezia? È il solstizio estivo, esatto. Una festa. È la festa più importante dopo il Natale. È il periodo in cui c'è più luce, credo. Sì, Midsommar sarebbe il 21 giugno, poi loro lo festeggiano sempre il sabato più vicino al 21 giugno ed è una festa dove tutti vanno fuori, è una festa proprio di il punto più alto dell'estate per loro, perché il giorno è più lungo. Sì, è tutto chiuso, è come da noi Ferragosto, esattamente come Ferragosto, anzi forse ancora di più, perché da noi Ferragosto un giorno, lì Midsommar si festeggia almeno tre giorni, insomma dal venerdì, di sabato e domenica sono tutti in giro, appunto vicino a Stoccolma, nell'isoletto, cioè non si va lontano, però si resta in, diciamo, in zona, però ci si va sempre fuori, insomma si va in posti di natura a festeggiare all'aperto, cioè si vuole proprio godersi il calore estivo, che in realtà non c'è, però insomma. Sì, mi piaceva far capire quanto poi ci sia poi una correlanza tra i due personaggi, cioè lui che in realtà sceglie di rimanere in Svezia non perché è bella, perché ha questi momenti bellissimi da cui lui è peraltro ossessionato, ma proprio perché c'è questa possibilità di anche di esprimere tutta la sua malinconia, quindi è come se lui avesse scelto una tana per la sua depressione in qualche modo, però lui non si suicida e quindi neanche suo figlio muore, insomma c'è un po' una correlazione, anche se il racconto che ho scritto era un po' diverso, l'ho sceneggiato ovviamente perché dovevo girarlo, per cui è la stessa cosa, ma il finale qui è un pochino più spiegato, per quanto poco spiegato possa essere, insomma. Qualche cenno, quello che vuoi, sul tuo percorso, su come, soprattutto come pensi di continuare? Sì, sarò brevissimissima. Io sono diventata, tra virgolette, un artista tardissimo nella mia vita. Ho pubblicato un romanzo sotto pseudonimo con una grande casa editrice italiana e pensavo di fermarmi la scrittura, dopodiché in realtà avevo sempre desiderato
di vedere le cose attraverso un occhio che fosse cinematografico, quindi proprio fuori tempo massimo ho fatto un corso di regia, ho girato alcuni book trailer che sono stati molto fortunati, probabilmente perché nessun altro li faceva in Italia, quindi ho avuto una discreta fortuna, e anche se ero partita con un cortometraggio contro le storture del copyright che in rete è stato visto da 1.800.000 spettatori, probabilmente perché c'era Disney nel titolo, comunque insomma una cosa molto carina di cui vado abbastanza fiera, insomma nei limiti, e invece cinematograficamente fa schifo, ma insomma comunque il contenuto era carino. E poi adesso appunto ho girato questo e ho fatto una serie di video per un pianista svedese jazz che è fantastico, si chiama Daniel Carlson, e un paio di altri video come dicevo prima, ma adesso ho un documentario da girare in Africa, vado in Mozambico ad aprile e a raccontare una storia bellissima agli opposti, esatto, sì, climaticamente opposti, e invece tornerò a un clima un po' più freddo per raccontare una storia molto noir, sempre legata alla musica, perché è sempre legata al sassofonista, e però insomma molto qua sarà la cosa ancora più cupa di questa, ma non con questa depressione, ma insomma come colori sarà più scura ancora, insomma cercheremo di seguirti.